Si ferma dopo 4 vittorie tra campionato e Coppa Italia la marcia del Teramo, che cede il passo ad una Fermana che sale in testa alla classifica con il successo per 2-0 su biancorossi, complice il pari del Pordenone. Proietti la sorpresa nell'11 biancorosso. Il centrocampista del Pescara ha infatti convinto Maurizi dopo la buona prestazione in Coppa Italia, facendo di conseguenza sedere in panchina Ranieri. Conferme poi per tutti gli altri, con la Fermana che dall'altra parte deve rinunciare al capitano Comotto, a Da Silva, ex dell'incontro, e Cremona. È un primo tempo da emozioni molto scarse, con Caidi che al 27esimo avrà l'unica vera occasione della prima frazione. È proprio Proietti a servire da calcio di punizione il difensore, che però di testa non riesce a piazzare. La Fermana difende con tutti gli uomini dietro la linea della palla e di spazi ce ne sono davvero pochi. Ad inizio ripresa si fa male Piccioni, che lascia il campo per un problema all'adduttore a Barbuti. È proprio Barbuti che fa ripartire l'azione al quarto d'ora, che porta al doppio giallo per Soprano. Il difensore, già ammonito, ferma in maniera irregolare Bacio Terracino e dunque viene espulso. Nonostante però l'episodio a favore, il Teramo si ritrova sotto al 18esimo. Scrosta è infatti più rapido di Fiordaliso nel raccogliere e depositare in rete un calcio di punizione battuto molto distante rispetto alla porta. Maurizi di conseguenza ne cambia 3, facendo entrare Zecca, Ranieri e Ventola. È proprio Zecca al 28esimo ad avere il pallone buono per pareggiare, servito ancora da Proietti, ma l'attaccante da buona posizione spara alto. E così puntuale arriva il gol dell'ex. Zerbo indovina l'angolo esatto per portare sul 2-0 la Fermana, con Lewandowski forse sorpreso dalla traiettoria del pallone. Per il Teramo arrivano così i titoli di coda, destino che non cambia con l'occasione che capita tra i piedi di Barbuti nel recupero, quando Ginestra dice no. Per il Teramo adesso il riscatto si chiama sfida casalinga contro l'Albino Leffe.